Buonasera a tutti. Segretario, faccia l'appello per cortesia. Marciano Pietro Paolo. Presente. Cammarota Giuseppe. Presente. Crispino Francesco. Eccolo. Bruno Rosario. Presente. Comite Nicola. Presente. Abbagnala Maurizio. Presente. Pesce Raffaele. Presente. Di Biasi Franco. Presente. Sant'Angelo Giancarlo. Presente. Pizza Michele. Russo Gennaro, Pesca Mario, Santo Suosso Gerardo, La Porta Massimo, Bufano Bruno, Serra Elvira, Mutali Passo Roberto Antonio. Prego. La seduta è valida. Allora, prima di iniziare il primo ordine, l'argomento al primo ordine del giorno, voglio fare alcune riflessioni, voglio leggere alcune riflessioni per questa nuova legislatura che dà inizio nella giornata odierna. Saluto innanzitutto il signor sindaco, gli assessori, i consiglieri e tutta la cittadinanza. La tornata elettorale del 12 giugno scorso mi ha riservato il grande onore di presiedere nella fase iniziale i lavori di questa assemblea. Noi tutti siamo stati eletti affinché possiamo metterci al servizio della nostra comunità. Il nostro è un compito serio ed importante, un compito che chiede di mettere in gioco tutte le nostre energie e le nostre competenze. Si tratta di esprimere capacità di ascolto, condivisione, rispetto reciproco, confronto, critica, ma soprattutto di trovare insieme soluzioni alle tante questioni che troveremo di fronte a noi. Veniamo da un momento storico non facile, ovviamente da una situazione pandemica che ha colpito nel profondo anche la nostra comunità e che ancora più che in passato chiede uno sforzo comune per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Sono e siamo convinti di essere in una fase in cui occorre la capacità di immaginare nuovi percorsi, nuovi schemi con cui affrontare il futuro. Questa capacità non potrà mai venire da sola, ma potrà nascere esclusivamente con la collaborazione di tutti. Lo faremo chi in maggioranza e chi in minoranza. Emergeranno senz'altro nel cammino diversità, ma sarà importante riuscire a non perdere mai la disponibilità al dialogo e al confronto che sia costruttivo. Saranno dunque anni di dialogo e di confronto intenso ed in taluni casi anche un confronto duro. Per avere un dialogo costruttivo dobbiamo impegnarci a promuovere il lavoro delle istituzioni e delle associazioni, che sono le risorse migliori della nostra comunità e che da sempre sul territorio lavorano fianco a fianco dei più deboli. Altresì deve essere valorizzata la volontà dei cittadini di partecipare attivamente alla vita della città. Ci sono dinamiche e questioni che non potremo mai affrontare da soli, ma che chiedono la capacità di dialogare con comuni limitrofi ed istituzioni. Sappiamo quanto alcune questioni siano importanti anche per Agropoli, ma la sfida sarà quella di affrontarle ovviamente tutti quanti insieme. Tante sfide ambientali, culturali, sociali richiederanno sempre più disponibilità a creare sinergie con altri enti per ottenere realmente il bene comune concretamente realizzabile. Le diversità che ci contraddistinguono non possono essere mai un pretesto per prevaricare o peggio per denigrare. Se non sarà sempre possibile condividere il pensiero di uno, sarà certamente sempre doveroso rispettare il pensiero altrui. In fondo siamo stati eletti per svolgere un servizio e dobbiamo cercare di farlo nel modo migliore possibile per il bene dei cittadini e della nostra meravigliosa città. Prima di chiudere vorrei esprimere un invito anche ai nostri cittadini. Se è vero che noi dovremo prenderci carico della responsabilità derivante dal voto, servirà il vostro costante apporto con suggerimenti, critiche costruttive, partecipazione alla vita comune. Dunque, servirà la disponibilità di tutti e di ciascuno a prendersi carico del nostro Paese per aiutarlo a crescere. Da oggi, in realtà già dal giorno dopo le elezioni, è arrivato il tempo della costruzione di un progetto più importante che abbia al centro la comunità del nostro paese, Agropoli.
Concludo facendo rilevare che noi tutti, maggioranza ed opposizione, da oggi rivestiamo un incarico pubblico che ci deve responsabilizzare e pertanto dobbiamo tutti lavorare per il benessere di Agropoli e dei suoi cittadini, dando sempre valore a ciò che unisce, che è più importante di ciò che divide. Grazie ancora e auguro a tutti buon lavoro. Ci sono interventi? Prego, signore. Sul primo punto. Ah. E tu, quindi passiamo al primo argomento? Sì. Allora, passiamo al primo argomento. Allora, all'ordine del giorno. Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Relazione del sindaco. Ok, relazione del sindaco. Grazie Presidente, buonasera segretario e vice segretario, colleghi assessori, consiglieri comunali, cittadini presenti in aula che ci ascoltano tramite le TV. Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Premesso che il 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Agropoli, che l'ufficio elettorale centrale il giorno 16 giugno 2022 ha proclamato sindaco di dottor Roberto Antonio Mutalipassi ed il giorno 24 giugno 2022 ha proclamato eletti i consiglieri comunali. Dato atto che i consiglieri comunali Cammarota Giuseppe, Chispino Francesco e Bruno Rosario sono subentrati ex legge ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 267-2000, in quanto primi dei non eletti della lista PD, agli eletti dottor Di Filippo Giuseppe, dottoressa Rosa Lambasona e dottoressa Maria Giovanna D'Arienzo, i quali avendo accettato la nomina ad assessori non possono ricoprire la carica di consigliere ex legge ai sensi della suddetta normativa. A Bagnala Maurizio è subentrato ex legge ai sensi del citato articolo 64 decreto legislativo 267-2000, in quanto primo dei non eletti per la lista Mutalipassi sindaco, all'eletto Picella Roberto, il quale avendo accettato la nomina ad assessore non può ricoprire la carica di consigliere e che si legge ai sensi della suddetta normativa. Pertanto si propone di deliberare, di dare atto che non sussistono situazioni di ineleggibilità né di incompatibilità alla carica di sindaco e di consigliere comunale nei confronti dei signori proclamati eletti a tale cariche, di convalidare l'elezione dei propri componenti eletti a seguito della consultazione elettorale del 12 giugno 2022. C'è un errore nella proposta. 12 giugno 2022, se dobbiamo guardarci. E che risultano i seguenti. Sindaco, dottor Roberto Antonio Mutalipassi, nato ad Agropoli il 7 marzo 66, residente in via Francesco Anghisani numero 3 ad Agropoli. Consiglieri, Pietro Paolo Marciano, nato ad Agropoli il 26 novembre 56, residente in Agropoli alla via Madonna della Pace numero 4. Crispino Francesco, nato a Camerota il 3 gennaio 1960, residente in Agropoli al viale Lombardia numero 13. Comite Nicola, nato ad Agropoli il 16 febbraio 64, ivi residente alla via Marco Polo numero 20. Sant'Angelo Giancarlo, nato ad Agropoli il 16 giugno 75, ivi residente alla via San Marco 80. Pesca Mario, nato a Ordine il 17 luglio 64, residente in Agropoli alla via Piave 43. Di Biasi Franco, nato ad Agropoli l'8 agosto 76, ivi residente alla via Matteotti numero 5. Bufano Bruno, nato ad Eboli il 4 settembre 1970, residente in Agropoli alla via Barda numero 16. Pesce Raffaele, nato a Battipaglia il 6 gennaio 73, residente in Agropoli al viale Carmine Rossi numero 53. Cammarota Giuseppe, nato ad Agropoli il 21 dicembre 77, residente in Agropoli alla via Gramsci 18. Bruno Rosario, nato a Battipaglia il 12 ottobre 1984, residente ad Altavilla Silentina alla via Silentina numero 6. A Bagnala Maurizio, nato ad Agropoli l'11 settembre 72, ivi residente alla via Barlotti numero 1. Pizza Michele, nato a Rutino il 18 giugno 56, residente in Agropoli alla via Gargano numero 7. Russo Gennaro,
Nato a Battipaglia l'8 gennaio 1971, residente in Acropoli alla via Giubileo numero 2. Massimo, la porta Massimo, nato a Salerno il 12 gennaio 1968, residente in Acropoli alla via Quintino Sella numero 14. Santo Sosso Gerardo, nato ad Acropoli il 17 giugno 50, ivi residente alla via Quintino Sella numero 20. Sesa Elvira, nata ad Acropoli il 18 dicembre 1955, ivi residente alla via Nitti. Pertanto si chiede la convalida di questi eletti. Grazie. Ci sono interventi? Sì, adesso spingo. Procedo al deposito della dichiarazione sostitutiva di certificazione che era allegata alla convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale e poi è stata corretta e inviata via WhatsApp a tutti i consiglieri. E invito ad evitare ulteriori notifiche via WhatsApp perché, come sappiamo, non sono consentite dalla legge, non hanno valore legale. Però, dato che c'è uno spirito collaborativo, io mi sono fatto parte dirigente attiva a evidenziare che c'era un errore, seppur parziale, diciamo, e quindi è stata rinnovata. Quindi per questa volta soprassediamo alla notifica via WhatsApp. Scusa consigliere, non aveva il valore di notifica. Io ho ricevuto questa via WhatsApp. Sì. Se non ha valore di notifica, quindi non l'ho ricevuta. La precedente. La precedente è allegata alla, sì, ma non alla convocazione, no, non è stata notificata notifica. In uno alla convocazione e quindi a valore di notifica. Sì, è l'avviso che deve, non succederà è più. L'avviso che deve essere notificato. Saremo più attenti, saremo più attenti. Che ci sia stato il deposito di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione, oppure come primo atto bisogna raccogliere le certificazioni di tutti i consiglieri. Vabbè, leggiamo quelle che ci sono, ecco, e quindi valutiamo un attimo. Allora, a Bagnala Maurizio. Puoi spulciare? Ah, eccola qua la sua, sì, va bene. Quindi, segretario, abbiamo la lista? Ok, allora Bagnala Maurizio, va bene, l'anagrafe l'abbiamo già. Okay. Ce ne sono altre? Aspetta, mettiamole tutte quante qua. Allora, iniziamo Pesce Raffaele. Ok. Senza leggere data di nascita, già sappiamo. Pesce Raffaele, bene. Serra Elvira. Verifichiamo che sia firmata. Verifichiamo che sia firmata, senz'altro, ok. Già fatto Serra e Pesce, ok. Poi a Bagnale Maurizio. Sì. Poi abbiamo Sant'Angelo Giancarlo. Cammarota Giuseppe. Di Filippo Giuseppe, Pizza Michele, sì, Di Filippo e Pizza Michele, poi Pesca Mario, sì, Pesca Mario, ok, Comite Nicola, Bruno Rosario, Marciano Pietro Paolo, ok, mi sembra. Manca okay. Crispino Francesco. Allora, vediamo un attimo, no, Crispino? Crispino. Ce l'hai? Crispino Francesco? La puoi consegnare? Pizza Michele. Sì, Crispino Francesco, nato a Camerota il 3160, firmato. Pizza Michele.
Pizza, no, Pizza Michele già l'ho letto. Già è stato letto, sì. Russo Vabbè. Gennaro, di Biasi, forse stanno Russo Gennaro, Russo Gennaro, ah no, sta, eccole qua, sono, aspetta, sono tutto. Allora c'è Santo Suosso Gerardo. Sì. Ok, firmata. La Porta Massimo. Poi la Porta Massimo. Porta Massimo, vediamo un attimo la firma. Eccola qua. Bufano. Bisogna sistemare. Bufano Bruno. A posto. E basta. Russo, che poi? Russo Gennaro. Ah, Russo Gennaro. E sindaco. Sì, sindaco Russo Gennaro. E poi e Di Biasi, abbiamo. Sì, Di Biasi. E Di Biasi. Di Biasi. Andate per email. Per PEC. Non lo so. Dobbiamo recuperarla? Bisognerà recuperarla. È il sindaco. Dottor Roberto Mutalipassi. Va bene. Ok. Ci manca. La puoi rifare comunque. Allora, abbiamo i modelli, sì. Sì, sì, sì. Ok. Firmata? Sono stato acquisito. Sì, ok. E allora, quindi Di Biasi Franco, nata ad Agropoli, 8870. Va bene, ok. Quindi sono state acquisite tutte le documenti, tutte le dichiarazioni. A posto. Va bene? Noi abbiamo rilevato già innanzi alla Commissione elettorale ufficio unico un caso di ineleggibilità alla carica di consiglio comunale, di consigliere comunale, che oggi riproponiamo unitamente ad altra causa di ineleggibilità per un altro consigliere comunale. Questo in rispetto della legge e l'articolo 60 del TUEL. Posso evidenziarmi i punti salienti per i quali noi ravvisiamo e abbiamo già ravvisato questa causa ineleggibilità. Leggo quello che protocollerò, perché allora l'avvocato Alfredo Pesce, quale consigliere comunale, espone quanto segue. Il dottor Giancarlo Sant'Angelo, nelle recenti elezioni amministrative del comune di Agropoli, è stato eletto consigliere comunale nella lista Ci siamo per Agropoli, collegata al candidato sindaco Roberto Mutalipassi. Ciò premesso, il dottor Sant'Angelo, alla data del 15/6/2022, era consigliere di amministrazione dell'Agropoli Cilento Servizi, società consortile. Alleghiamo appunto le dimissioni dal CDA dell'azienda speciale in data 15/6/2022. La sua indicata società è ente strumentale del comune di Agropoli, come si evince all'articolo 1 dello statuto, allegato 2. Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, il consiglio di amministrazione è organo di gestione della società consortile e dunque il dottor Sant'Angelo è amministratore dell'Agropoli Cilento Servizi.
L'articolo 60 del decreto legislativo 267 del 2002 prescrive che non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale, come la comma 11, gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza e con poteri di organizzazione e coordinamento del personale istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia. Tanto premesso, contesto al consigliere Giancarlo Sant'Angelo la sua indicata causa di ineleggibilità e chiedo al Consiglio Comunale di fissare la seduta per la relativa discussione, dovendo ritenere il Consiglio Comunale di verificare quanto da noi documentato e asserito. Allego la dimissione che attesta la presenza in Consiglio di Amministrazione e lo statuto dell'azienda speciale consortile Agropoli Cilento Servizi. Altra causa di ineleggibilità è quella del dottor Rosario Bruno, consigliere comunale Raffaele Pesce, rappresenta quanto segue. Il dottor Rosario Bruno, nelle recenti elezioni amministrative, si è candidato alla carica di consigliere comunale nella lista del Partito Democratico, collegato al candidato sindaco Roberto Mutalipassi. Il dottor Bruno ha riportato 225 preferenze, per effetto delle quali, dopo la nomina dei tre assessori del PD nella giunta comunale, è stato proclamato consigliere comunale. Ciò premesso, il dottor Bruno, come da proprio curriculum autocertificato, è direttore aziendale del centro di riabilitazione motore SRL, con sede in Agropoli, alla via Fontana Saracena, numero 6, allegato 1. C'è il curriculum sottoscritto. Il suo indicato centro è accreditato già con l'ASL Salerno 3, ora con l'ASL Salerno, articolo 2, 3 e 4, ci sono gli accreditamenti e i contratti. Per quanto riguarda l'articolo 60 del decreto legislativo 267 del 2000, questo prescrive che non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale, al comma 9, i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati. Il comma 4 della disposizione prescrive che le strutture convenzionate di cui al numero 9 del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978 numero 833. L'articolo 44 della legge 833-78 prescrive che il piano sanitario regionale, di cui all'articolo 55, accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private, di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate. La legge regionale stabilisce norme per le convenzioni tra unità sanitarie locale e le istituzioni private, di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Le convenzioni tra unità sanitarie locale e le aziende termali di quell'articolo 36, dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale. Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali e territorio nazionale. Nella specie, come da documentazione allegata, allegati 2, 3 e 4, il centro di abitazione motore SRL è convenzionato, nonché definitivamente accreditato l'ASL Salerno e dunque rientra nelle previsioni di cui all'articolo 60,4 del decreto legislativo 267-2000. Tanto premesso, si contesta al dottor Bruno la causa di ineleggibilità prevista all'articolo 60,1. numero 9 decreto legislativo numero 267 del 2000 e si chiede al Consiglio Comunale di fissare la seduta per la relativa discussione. Si allegano il curriculum autocertificato, documento del centro di abitazione motore SRL comprovante l'accreditamento con l'ASL Salerno, contratto di convenzione con l'ASL Salerno, accreditamento del centro di abitazione motoria, visura camerale. Poi ci sono altre due semplici richieste a chiarimento di posizioni, perché da consigliere di minoranza raffronto quotidianamente con richieste. Io non metto in dubbio la professionalità né dei consiglieri che ho appena nominato, ma qua stiamo parlando di condizioni di ineleggibilità ed altro tipo di condizioni, quindi esulano dal
da quello che pensiamo della persona stessa. Vorrei, ci tengo a dire questo, noi stiamo parlando di casi di ineleggibilità che sono tipici, tipizzati dalla norma, dall'articolo 60 del TUEL. Quindi non possiamo esimerci quando ci sono queste risultanze da portarle in consiglio comunale. E vorrei chiedere, se è possibile, il loro intervento anche in questa seduta al consigliere Gennaro Russo, che certifica nel suo curriculum di essere dipendente della società Sarim, a che titolo e che mansioni presta presso la società che espleta il servizio ad Agropoli, anche per sfatare dicerie, e alla vice sindaco, con la quale mi congratulo per la nomina, D'Arienzo, se svolge ancora mansioni di assistente sociale presso il segretariato sociale con attinenza proprio al nostro comune. Questo sempre a tutela del caso specifico di eventuale possibile contestazione di ineleggibilità o meno. Perché a differenza dei casi precedenti non c'è documentazione, dai casi precedenti si evince dallo stesso curriculum dei consiglieri che si rappresentano stesso loro di avere delle posizioni che ci portano obbligatoriamente, necessariamente ad avanzare questa richiesta. Deposito quanto prima sì, comunicato. Va bene, ok. Ora prendo atto di quanto proferito dal consigliere Pesce, ma comunque sono stato posto a conoscenza del fatto che il presidente della commissione centrale non ha sollevato nessun caso di ineleggibilità. Okay. Ciò detto, chiedo al consigliere Russo e all'assessore Vanna D'Arienzo se vogliono eventualmente intervenire. Sì, prego. Consigliere Russo. Sì. Allora, per quanto riguarda la mia posizione, mi sento? La mia posizione è ben notoria, voglio dire che lavoro con la Sarim e prima lavoravo con la IELE, è una società che prende appalto, diciamo, dei rifiuti, per cui io non ho nessun tipo di contratto oppure nessun tipo di, come dire, carica decisionale all'interno della Sarim, benché sto in ufficio e quindi mi occupo di formulare altri tipi di che riguardano l'ufficio, un impiegato amministrativo in effetti. Okay, va bene. Chiudi. Sì. La dottoressa D'Arienzo. Buonasera a tutti. Io svolgo mansioni di assistente sociale ed ho un contratto a tempo determinato con il comune di Vallo della Lucania. Vice sindaco, non ho contestato l'ineleggibilità. Se, pur essendo dipendente del piano di zona, comune capofila, Vallo della Lucania, espleta mansioni di, ancora oggi nella qualità, espleta e continuerà ad espletare mansioni di assistente sociale nell'ambito comune di Agropoli. Sulla dipendenza non diretta del comune di Agropoli non è stata fatta nessuna domanda dal sottoscritto, perché sappiamo, la posizione la conosciamo, era solo per le mansioni che a nostro avviso, benché vengano, sappiamo personalmente, vengano espletate secondo un profilo professionale di notevole competenza, se ancora nella qualità di vicesino lei ritenga di continuare a sostenere queste mansioni nel comune di Agropoli. Certo, io continuerò a sostenere le mansioni di assistente sociale nel comune di Agropoli.
Io mi occupo di minori, di anziani, lei lo sa bene perché abbiamo anche avuto dei casi in comune, quindi credo di essere una risorsa sul territorio, visto che ho monitorato tutto il territorio e fino ad oggi, voglio dire, il mio lavoro è stato eccellente e lei lo sa bene. Consigliere Pesce? Sì? Ancora? La mia richiesta era soltanto a precisazione del ruolo, perché le mansioni nel comune da dipendente non possono essere mantenute, perché l'assessore rientra nello stesso caso di ineleggibilità o meno, anche con la semplice espletazione delle mansioni. Però ad oggi noi non abbiamo avanzato nulla, era soltanto un chiarimento per capire qual è la posizione, perché il piano di zona sappiamo che è come capofila il comune di Vallo, ma non è datore di lavoro, il datore di lavoro è il piano di zona. Quindi, mi spiace, ma a prescindere dal tra l'altro è un rapporto triennale, lo sappiamo, noi ci chiediamo soltanto le mansioni espletate a livello D, lei quindi le manterrà ad Agropoli, nel comune nel quale ha comunque regia l'assessorato nello stesso settore. Come ho fatto già durante i cinque anni io precedenti. Io non ero consigliere nei cinque anni precedenti e oggi prendo atto di questa situazione. Quindi va bene consigliere Pesce. Va benissimo. Va bene. È soddisfatto consigliere? Grazie consigliere Pesce. Ci sono altri interventi? Va bene? Sì, ok. Ah. Buonasera ai cittadini, signor Sindaco, segretario generale, consigliere Marciano, colleghi consiglieri, auguri a tutti, esecutivo della Giunta. Volevo innanzitutto capire il tipo di votazione che viene fatta, consigliere Marciano, se lei ritiene di fare un'unica votazione a seguito dei rilievi di reclamo che ha fatto il consigliere Pesce. Che significa mettere i voti, consigliere? Segretario generale, mi rivolgo a lei proprio perché oggi è il primo giorno da presidente da parte del consigliere Marciano e sicuramente forse non ha avuto modo di leggere il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Non ho letto benissimo tutto, ho letto alcune cose, non ho letto tutto. L'articolo 18 del regolamento del Consiglio Comunale, comma 2, se lo possiamo grazie, leggere. Grazie per la consigliere Marciano, io non posso partecipare a un'unica votazione, mi segua per cortesia. Perché io nel momento che faccio la mia votazione sugli eletti non posso votare per quelli che sono in contestazione. Pertanto chiedo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, la separata votazione. Grazie consigliere Marciano. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. Allora. Grazie segretario generale. Allora, ritenete che ci sia caso di ineleggibilità, pertanto porre con separata votazione, oppure votare preliminarmente sulla dichiarazione del consigliere Pesce al fine di valutare preliminarmente se ci siano questi casi? Oppure non lo so, a me è sembrato che non ci siano casi di ineleggibilità. Voce per cortesia, voce. Allora
Non si sente niente. Non si sente. A me sembra di aver capito che non ci siano casi di ineleggibilità conclamati. Però vediamo un attimo. Diamo la parola al sindaco che può. Allora io chiedo che venga messa al da degli eletti così come proposta. Grazie. Prendo la parola. Contesto proprio perché è previsto dal regolamento, signor sindaco, come vogliamo modificare il regolamento stasera? Perché vuole portare al giudizio dell'assise un qualcosa che è sancito dal regolamento? Mi può spiegare questo? E ne prendo atto. Dalla proposta, sì, la nostra proposta è nata dal fatto che c'è stato un risultato di convalida degli eletti da parte di una commissione elettorale, pertanto si chiede che la stessa venga convalidata. Grazie. Allora devo fare un ulteriore rilievo, non lo volevo fare, segretario generale. Ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 267-2000 è prevista la surroga. I proclamati, signor sindaco, segretario generale e consigliere Marciano, in questo momento a mia conoscenza sono quelli che sono stati sottoscritti dal sindaco della città di Agropoli nelle persone di Pietro Paolo Marciano, Giuseppe Di Filippo, Rosa Lampasona, Giovanna D'Arienzo, Nicola Comite, Roberto Apicella, Giancarlo Sant'Angelo, Michele Pizza, Mario Pesca, Gennaro Russo, Franco Di Biasi, Massimo Laporta, Bruno Bufano, Gerardo Santosuosso, Raffaele Pesce e Elvira Serra. Questo è l'atto di proclamazione dell'ufficio centrale. Se non facciamo la surroga ai sensi dell'articolo 45, segretario. Abbiamo pareri e sentenze che dicono che c'è un automatismo tra l'accettazione e la carica. Una sentenza del Consiglio di Stato. A quando risale quella sentenza? 2005. E questa risale al 2021, fresca il TAR Campania, quella che ho io. Il TAR, io sì. Sto parlando del Consiglio di Stato. Ma TAR Campania evidentemente ha superato. E poi secondo me si sbaglia. E poi abbiamo pure il parere del Ministero degli Interni che dice il che il parere lo sa bene. Un parere. Vabbè, voglio dire. Allora, noi contestiamo. No, per carità. Che non è stato riportato in delibera la surroga ai sensi dell'articolo 45. Tranquillo. Secondo la giurisprudenza, i pareri che abbiamo, vabbè, non c'era necessità di fare questa attività. Per quanto riguarda l'altra questione, quella relativa alla ineleggibilità, se c'è qualcuno che propone il voto separato, si vota su quella proposta, si accetta o si respinge, diversamente si vota per intero. Altrimenti votiamo, facciamo un voto unico. Okay, facciamo un voto unico. C'è qualcuno che propone di fare? Prego, consigliere Pesci. Consigliere Anziano, lei ha fatto riferimento al quanto rilevato dal Presidente della Commissione elettorale, Ufficio Centrale, erroneamente a mio avviso, perché non entra nel merito dell'ineleggibilità il Presidente della Commissione Centrale, prende solo atto della contestazione, entra nel merito della incompatibilità, cosa che noi non abbiamo mai eccepito. Quindi prendere come presupposto il fatto che il Presidente della Commissione elettorale, Ufficio Centrale, non abbia nulla sancito, nulla poteva sancire in merito il Presidente della Commissione elettorale. Dato che noi in questo momento abbiamo depositato documentazione che voi non avete fatto esaminare al Consiglio, a mio avviso, perché il Consiglio quando vota si assume anche delle responsabilità politiche e amministrative ovviamente. Chi invece autocertifica si assume ben altre responsabilità, ma questo non è un tribunale, è un consiglio comunale. Appunto, e quindi parliamo di ineleggibilità, di incandidabilità e di queste fattispecie che vengono portate oggi in consiglio comunale. Se queste fattispecie soltanto oggi sono emerse e sono da noi documentate, ovviamente sarebbe il caso di esaminare le documentazioni che noi abbiamo sottoposto a lei in visione, anche da parte degli altri che votano. Per questo si richiedeva nella nostra
eccezione di ineleggibilità che potesse essere rinviata la discussione per presa visione della documentazione. Non è che è un ostruzionismo, è a tutela del Consiglio Comunale e l'Assemblea di indirizzo e controllo del Comune di Agropoli. Va bene, prendo atto di quanto dice. Ah, sì. Prego, prego, consigliere. Buonasera. Signor Sindaco, assessori, colleghi. Io credo che questa maggioranza, tenendo presente di che cosa è emerso dalla commissione elettorale, possa tranquillamente questa sera proclamare gli eletti. Ovviamente per i documenti che sono stati posti agli atti stasera si porrà un altro consiglio comunale nel quale discuteremo che cosa dovrà avvenire. Per io credo che questa maggioranza questa sera, parlo a nome della maggioranza, assume la responsabilità di proclamare. Chiedo scusa, c'è una proposta di voto frazionato o no? E ricordo che dai lavori durati 11 giorni della commissione elettorale sono emerse, verbalizzate, gravi incongruenze, come ha verbalizzato un giudice togato che fa le veci di presidente del tribunale e per le quali noi stiamo esaminando tutti i profili esperibili. Quindi prendere come base per una votazione così lineare una commissione, un verbale commissione che dice ci sono gravi incongruenze e che ci dice che due sezioni debbano per forza essere visionate dall'autorità amministrativa giudiziaria, come ha detto un giudice seduto lì, non mi sembra il caso. Quindi noi siamo disponibilissimi alla collaborazione, stiamo collaborando perché proprio possano emergere fattispecie che vanno ad inficiare i lavori comunali. Quindi non è una questione personale, come ho detto prima, è una questione proprio di tutela del Consiglio Comunale, a prescindere dal ruolo di minoranza o di maggioranza. Oggi siamo consiglieri comunali, soprattutto nella prima seduta, e dato che anche nella vita esercitiamo una professione che ci fa essere attenti a quello che scrivono le leggi e quello che scrivono i verbali, proprio per questo sarà pure una nostra imposizione. Siamo abituati a leggere tutto e leggeremo tutto per 5 anni o forse meno e cerchiamo di far parlare gli altri, di indurre gli altri a leggere anch'essi. Per questo depositiamo documentazione. Non è uno sfizio allungare i tempi di questo Consiglio Comunale, però se mi si viene a dire che è emerso dalla commissione elettorale a chiarimento della vicenda elettorale, le dico che a chiarimento di quella vicenda elettorale proprio quel verbale che noi pubblicheremo e renderemo edotta anche la popolazione non è proprio da prendere a modello. Non so se per negligenze o se per altro da parte di chi ha retto i seggi, ma sappiamo benissimo, perché l'abbiamo seguito i lavori, che ci sono degli errori, chiamiamoli errori, che ci portano a non fidarci di quelle risultanze, purtroppo, e di quello che sono, di tutto quello che è sottostante alle risultanze dei verbali, ovvero alle schede che il presidente della commissione, come sappiamo, non aveva potere di verificare. Va bene, consigliere Pesce, va benissimo, è chiaro tutto. Chiedo solamente qual è. Vabbè, ok, un attimo. È chiarissimo, avvocato, e capisco che lei vuole puntualizzare sul fatto che agli atti sono stati posti dei documenti. È chiaro che questa noi siamo un consiglio comunale, non siamo un tribunale, l'abbiamo detto, l'ha detto pure lei prima, per cui ci assumiamo la responsabilità, soprattutto per iniziare i lavori e perché una città in prossimità dell'estate ha bisogno di un consiglio comunale. Poi quelle che saranno le risultanze dei tribunali saranno delle risultanze anche diverse da quelle che, ma assolutamente in questo momento
noi ci sentiamo di assumere questa responsabilità e procediamo. Allora, prego. Consigliere, proprio in virtù che noi vogliamo, come lei, che questa città abbia un consiglio comunale, avevo chiesto la votazione separata, ai sensi dell'articolo 18, perché io voglio votare gli eletti e non voglio votare quelli che sono in contestazione. Sono in contestazione, non è che ancora le cause dovranno essere portate avanti. Questa era la ragione, consigliere Marciano, segretario generale, di partecipare al voto separato. Grazie. Vediamo. Prego. No, lo prevede, però si vota. Allora, qual è la proposta della minoranza, allora? Votiamo sulla proposta della minoranza. Qual è? Quella di fare il voto frazionato? Ok? Consigliere Pesce? La stessa cosa? Ok, benissimo, allora. Voto, sì. Sulla proposta del voto frazionato. Ok. Voterà il Consiglio. Ok. Sì, il voto separato, frazionato. Ok. Ok. Allora, scusa. Chi è favorevole alla... Sì, chi è favorevole allora al voto separato? Allora. Sì. Sì, allora sì. Scusate, fai la sospensione, falli venire qua. Sospendi per 5 minuti. Sospendiamo un attimo per 5 minuti il consiglio e chiamiamo i capigruppi. Allora. Consigliere Marciano, ma che succede? Avete bloccato il consiglio, consigliere? Non si capisce. Thank you.
ti pigliamo. Ok, allora riprendiamo il consiglio. La parola al sindaco. Allora, io chiedo a questo consiglio di dichiarare che non esistono per il nostro paese cause di ineleggibilità, pertanto si chiede la votazione così la proposta come proposta. Sì, sulla richiesta sulla richiesta di La Porta di voto. Sì, sulla richiesta sì, La Porta, sì, di voto separato. Allora, quindi favorevoli 5 deputati. No, aspetta, volevo ricordare al segretario comunale quali sono le sue funzioni. E boh, se non se le ricorda, gliele dico io. Caro segretario, le sue funzioni, che conosce molto bene, credo, no? Però gliele voglio ricordare al Consiglio Comunale. Le ricordiamo che sono descritte dall'articolo 97 del decreto legislativo numero 260/2000 del testo unico degli enti locali, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'organo dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, sempre alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, caro segretario. C'è la Corte dei Conti della Regione Lombardia, il 97/2009, numero 473, dice, recita: il segretario comunale mantiene la specifica funzione di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale. Non mi pare che in questo momento lei sia garante della legalità e della correttezza amministrativa, perché lei sta superando i regolamenti. Questo le volevo dire, grazie segretario. Allora, per rispondere, la ringrazio per la lezione, per carità, insomma, prendo atto, eccetera, eccetera. Allora, si leggo l'articolo 18,2, perché io nemmeno posso coartare la volontà di un consiglio. Il consiglio è sovrano e in questo consiste il mio supporto e la mia collaborazione. Il consiglio deve esprimersi, va bene? Allora, se si deve esprimere ai sensi del 18,2, deve partire dal presupposto che consideri ineleggibili determinati soggetti, e non mi sembra che questa sia la volontà del Consiglio intero. O mi sbaglio? Ha interpretato qualche volontà diversa per caso? Non mi sembra che questa sia la volontà. Ma la volontà del Consiglio nelle ineleggibilità conta poco. Caro segretario, conta poco. Non sarebbe chiamata a votare. Segretario, però nello stesso momento lei mi sta pregiudicando. Purtroppo succede nei sta migliori. Sta pregiudicando che io non mi posso votare. Purtroppo succede nei migliori consigli. Si faccia un giro nelle migliori città. Giro mi devo segretario, fare? Mi scusi, purtroppo, ma il regolamento, l'articolo che ha appena letto. Purtroppo ci sono molti consigli. L'articolo che ha appena letto non è che prevede che ci sia già una sentenza di ineleggibilità. Ci deve essere, lei mi insegna, essendo anche collega, che ci vuole un fumus. Se dall'incarto che io le ho consegnato, non conosciuto dagli altri, lei non ritiene che ci sia un fumus? Hanno la possibilità di studiare. Non avremmo nemmeno, ma non possono studiarle dopo, anche perché noi non possiamo essere messi in condizione di non votarci. Noi che facciamo un'eccezione di ineleggibilità dovremmo votarci in un'unica votazione, mi faccia capire, noi dobbiamo votare l'eleggibilità su per quelli che diciamo che siano ineleggibili. Mi faccia capire. Lo stiamo dicendo noi, è certo che ci sta. Illegale quello che è illegale. Cosa? Illegale. State dicendo una cosa. Qual è illegale? L'ineleggibilità.
dell'attività dei soggetti in questione. L'articolo 18 prevede proprio questo. Voi, è, chiaro, non è chiaro. Ma noi non ne siamo al corrente, non ne vogliamo ma essere. Ma noi vogliamo l'applicazione. Signori, innanzitutto ma allora non stasera una procediamo per la votazione. Signori, poi sarà un tribunale a giudicarli, non dobbiamo essere noi. Ma lo volete capire o no? Capisco che l'opposizione Pizza deve creare tra consigliere Pizza, e in questa prima seduta vuole essere di ostacolo. Ma sappiate una cosa, che questa maggioranza chiederà sempre a voi opposizione sempre la collaborazione. Passiamo alla votazione. Sempre la collaborazione. Quindi non siate da ostacolo questa sera. Fateci procedere così come consigliere Pizza, per cortesia. Si metta seduto. Passiamo alla votazione. Sulla proposta di voto separato, 5 favorevoli per la minoranza, gli altri? Sì. Contrari. Astenuto nessuno. Immediata eseguibilità. Ok, bene. Ok. Votiamo l'immediata eseguibilità. Ho fatto la seconda votazione. Faccio la dichiarazione di voto. A seguito delle mie richieste di attuare il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale di cui all'articolo 18, visto che sia l'ufficio di segreteria e dalle relazioni del sindaco e dei consiglieri che sono intervenuti. Dovrei scrivere però, se mi dà il tempo di scrivere o mi deposita una dichiarazione scritta da lei, io la prendo. Ricordo bene che lei prendeva e sbobinava la registrazione, non si fa più così, segretario. Mi interessava scriverlo al momento, okay, in modo tale da preservare la dichiarazione, per non fosse altro che per la sacralità della cosa. Poi se ritiene, andiamo avanti, così poi me la farà avere. Al seguito del diniego da parte della segreteria generale di non dare corso all'articolo 18. Chiedo scusa, il diniego non gliel'ha dato la segreteria. E chi l'ha dato? Il consiglio. Il consiglio, sì. Il consiglio arriva dopo. Io in questo momento sto chiedendo un parere a lei che supporto al consiglio, a me consigliere comunale. Io dico che il consiglio lo deve accogliere. Lei dice che il consiglio è sovrano e non ha la competenza di darmi nessuna dritta. No. Interpretazione. Sì. Ok, allora il segretario generale dichiara che non è nelle condizioni, se lo può scrivere. Ma scusi, ma non sono stato chiaro nello specificare. No, non che è stato chiaro, segretario. Non è stato chiaro. Sulla perché sua oggi lei mi sta privando di votarmi. Sulla sua lei richiesta non di è a supporto del consigliere comunale la porta. Le ribadisco Bufano, che succede Sandu in diversi consigli. Può succedere. Purtroppo e sì, lei fa se ne sempre altro. In questo momento è capitato a lei. Come interpreta il regolamento? Lo interpreto nel senso che si applica l'articolo, il consiglio decide di applicare l'articolo 18,2 nel momento in cui parte dal presupposto che ci siano alcuni consiglieri ineleggibili. E non mi sembra questa la volontà della maggioranza. Ma è una votazione, nel momento che il consiglio ritiene che non ci sono le cause, non vota a favore come voto io, per le cause. Ha capito, segretario? E intanto lei, con la votazione separata, da me e ai consiglieri Pesce, Serra, Santusossa e Bufano di votarci. È facoltà del consiglio. State omettendo l'articolo 18. L'articolo 18 allora, ha il presupposto che ci siano i consiglieri. Siamo costretti a abbandonare l'aula. Allora, segretario generale, sì. Se consigliere Marciano, sindaco, se ritenete opportuno se continuare la votazione in un'unica soluzione, noi abbandoniamo l'aula. Un attimo. Signor segretario generale, dalla sua interpretazione dell'articolo 18 non ci dovrebbe essere mai un caso patente di ineleggibilità se non sancito da una sentenza. Come interpreta lei il fumus dell'ineleggibilità?
per arrivare all'articolo 18, primo comma, seconda parte, tra l'altro, non secondo comma. Perciò che si deve partire per forza da una valutazione. Nel momento appunto in cui decido, noi siamo costretti a votare l'eleggibilità di tutti insieme, pur avendo eccepito un'ineleggibilità. Si rende conto che dando questa interpretazione alla norma, lei ci porta ad uscire da quest'aula per non creare precedenti assurdi. È facoltà del Consiglio inglobare o meno questa possibilità. È facoltà del Consiglio, ma è un dovere anche del professionista che presiede tecnicamente il Consiglio Comunale, allora, di dare dei pareri che siano suffragati da un'interpretazione, da una sentenza. Se lei ritiene di consigliare il consigliere anziano, io non l'ho interrotto, se ritiene di consigliare a sua volta il consigliere anziano per una sospensione è una verifica tecnica della norma, visto che non siamo un tribunale, nessuno è tenuto a conoscere bene le norme, soprattutto chi entra per la prima volta in un consiglio comunale, se ritiene di dover invece così esaustivamente dice non si applica l'articolo, allora non si applicherebbe mai. C'è un articolo del regolamento, dello statuto, che non si applicherebbe mai, perché un primo consiglio non ci sarà mai una sentenza che prevede l'ineleggibilità del consigliere comunale. Se poi ci vogliamo prendere in giro, ma dato che io mi rifaccio un supporto tecnico, perché io qui potrei avere anche la quinta elementare, non la laurea in giurisprudenza, come prevede la Costituzione della Repubblica Italiana, allora lei deve darlo il supporto tecnico, non rifarsi all'interpretazione di parte del consiglio comunale, che può essere maggioranza, e che dice che facciamo trambusto. No, noi osserviamo la legge e invitiamo gli altri ad osservarla, che è diverso. Il trambusto sta fuori da quest'aula consiliare. Qua abbiamo un ruolo, e dal momento in cui noi rappresentiamo il 48% dei votanti agropolesi, parliamo anche per loro, oltre a parlare per l'altro terzo che non ha votato. Va bene? Allora, rileggo. Rileggo la parte finale del comma 2 dell'articolo 18, l'italiano. Mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste, quindi la dà per scontata, la dà per presupposto, una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. Ora, se il Consiglio ritiene che ci sia anche questa possibilità, eccetera, eccetera, è sovrano nel decidere di fare il voto separato. Diversamente, questo presupposto non è la conformazione alla volontà del Consiglio. Segretario, per me sussistono, per il resto dei colleghi non sussiste. Questa è la differenza, perché dobbiamo separare. Sussiste, per voi sussiste, è chiaro che sussiste, quindi non ci può impedire di votare interamente, ci sta impedendo, è la nostra elezione, ma stiamo scherzando. Se sussiste, è chiaro che sussiste, abbiamo messo per iscritto, abbiamo l'incartamento, per noi sussiste, lei ci fa evitare di votarci. Per non prevedere come è prevista la seconda votazione, ma stiamo scherzando. Il problema qual è? Una prova di forza è il problema. Non credo che ci sia un problema. Ma non è una prova di forza. E allora, consigliere Marciano, mi faccio sapere qual è il problema. Lo argomenti. Cerchiamo di trovare una soluzione che sia funzionale. La soluzione è quella che proponiamo noi. Vediamo un attimo. Allora, sospendiamo un attimo 5 minuti, allora cerchiamo di capire bene come funziona. Scusa, devo parlare. Ma noi stiamo facendo delle votazioni, no? Dopodiché noi ci scordiamo di che abbiamo votato e riprendiamo da capo. Cioè, io non capisco. Il Consiglio Comunale ha fatto una votazione e si è espresso in un certo modo, ok? Non è che adesso ritornano un'altra volta loro e noi torniamo da capo. Consigliere Pesca, quale votazione? Hai parlato tre ore tu, parlo una volta io. Quale votazione? Allora ti sto dicendo. Distratto. È stato fatto una. Allora, il segretario ha letto una norma in cui dice laddove il Consiglio Comunale ritiene che ci siano dei casi di incompatibilità, procede con votazione separata. Quindi che ne prende atto di questo? Aspetta, fammi terminare. È il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, giustamente il Presidente ha detto, io mi rivolgo a voi consiglieri comunali e ditemi se ritenete che in atto vi sia questa incompatibilità. Noi abbiamo votato e abbiamo detto, guardate, noi riteniamo che nell'immediato, vista anche quella che è stata la commissione elettorale, non ci siano per il momento questi casi. Ma quando abbiamo votato?
Adesso abbiamo votato prima, abbiamo votato. Abbiamo votato, abbiamo ho votato interrotto prima. Io la votazione, consigliere abbiamo Pesca. Abbiamo votato quello che voi avete proposto, votazione separata. Abbiamo detto non vogliamo votare separato. Oggi, adesso dobbiamo decidere se votare o no unitariamente. Questo è il concetto. Oggi ritornare sempre sulle stesse cose. E non, di che vogliamo parlare? Allora, scusami un attimo, Raffaele, non sto parlando. Consigliere Pesce, queste cause di incompatibilità che tu oggi hai portato, potevi rendere partecipi prima del Consiglio Comunale. Perché dovevamo venire con oggi lo dovevamo ravvisare. Ma oggi praticamente noi, come Consiglio Comunale, tu ci porti delle cause, dovremmo analizzarle. Mi insegni che il tuo prevede 10 giorni per controdeduzioni, Mario, poi se vogliamo fare disinformazione. Il tuo prevede 10 giorni per le controdeduzioni. E lo so, è vero, segretario. Quando viene No, ma non è così. Allora, studiate voi, perché i 10 giorni di cui parla è quando gli viene contestato immediatamente, come delibera anche sulla contestazione si vota. Non in questa sede. Quando viene contestato al consigliere comunale l'ineleggibilità o incompatibilità, in quel momento che lui ha 10 giorni per rispondere, ma è una delibera ad hoc che viene effettuata, non è che viene fatta qua all'interno del Consiglio Comunale per bloccare quelle che sono gli eletti. Questo non è possibile. E noi stiamo votando dicendo, diceva il sindaco, io ritengo che in quel momento attuale non vi sia nessun tipo, io ritengo che non inquadro nessun tipo di ineleggibilità o incompatibilità. E ha già chiesto di fare una votazione. Questo è il concetto. Bloccarsi sempre su questa cosa e tornare e stare un'ora bloccato con questa questione, secondo me. Allora, consigliere Pesca, lei ritiene. Io non ritengo, come la mettiamo? Consigliere Laporta, domani, al prossimo Consiglio Comunale, se tu ritieni che ci sia la causa di incompatibilità e ineleggibilità, lo porti all'ordine del giorno e si. Questo è il consigliere a 10 giorni. Ah, io lo devo fare al prossimo Consiglio Comunale. Allora lo dice a normativa. Consigliere Pesca, va bene, è chiaro per noi. Ok. Allora, per chiarezza, ripetiamo la votazione per quanto riguarda la votazione separata. Ok. Chi vota? Ok. Allora, chi è favorevole alla votazione separata? Chi è favorevole? 5 favorevoli. 5 favorevoli, vabbè, ok. Contro la votazione separata. Allora, contro. Chi contrari? Astenuto non ce n'è stato. Astenuti non ce ne sono. Immediata eseguibilità. L'immediata eseguibilità. Votiamo. Non c'è? No, ok, va bene. Ok, non c'è. Benissimo. Okay. Procediamo allora. Sulla proposta. Sulla proposta formulata. Allora, chi è favorevole? Chi è favorevole? Ok. Dottoressa Serra, che fa? Aspetta. Dottoressa Serra, per cortesia? Che cosa fa? Rimane? Ha abbandonato l'aula, ok. Abbandona l'aula? Ok. Prego. Allora. Poi. Tutti gli altri? Hanno votato gli altri? Sì, hanno votato. Avete votato tutti? Sì. Ok, favorevoli. Hanno votato tutti. Tutti alzate favorevoli. Alzate la mano per cortesia, sì. Va bene. Favorevoli. Ok. Immediata eseguibilità? Sull'immediata eseguibilità. Ok. Unanimità, okay, va secondo bene. Punto. Va bene. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Giuramento del sindaco. Vabbè. Sono quelli che abbiamo già proclamati, li stiamo solo convalidando. Li abbiamo già convalidati. Secondo argomento all'ordine del giorno, il sindaco.
Premesso che in data 12 si sono svolte le elezioni amministrative e le elezioni dirette del sindaco del consiglio comunale di questo ente, visto l'articolo 50,11 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, il quale testualmente recita: il sindaco ed il presidente della provincia prestano davanti al consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, elevato che il sindaco neoletto indossa la fascia tricolore a tracolla ed alzatosi in piedi innanzi al consiglio comunale di Agropoli riunito per la seduta di insediamento presta il giuramento secondo la seguente formula: io Roberto Antonio Mutalipassi, eletto sindaco del comune di Agropoli nelle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Volevo fare delle osservazioni per sempre. Sì. Un giorno speciale per me, per la mia famiglia e per tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia, credendo nella mia persona. È un grande onore per me indossare la fascia tricolore e l'orgoglio è doppio sapendo che di farlo per la mia città, la città in cui sono nato, cresciuto, in cui ho creato la mia famiglia, in cui io svolgo la mia libera professione. In questo momento il mio pensiero va a due persone che ho avuto la fortuna di conoscere e che mi hanno insegnato tanto dal punto di vista umano, che sono scomparse, tra le altre che ho conosciuto particolarmente, ossia Mauro Inverso e Luigino Di Marco. Soprattutto con Luigino Di Marco ho avuto la fortuna di collaborare con lui dal punto di vista professionale per 15 anni e l'ho accompagnato nel periodo in cui lui fu eletto e proclamato sindaco della città di Agropoli. Tutte e due queste persone le ricordo con grande affetto, proprio per i loro modi gentili, la loro disponibilità e la loro bontà d'animo, però accompagnata dallo stesso tempo dalla caparbietà, dalla determinazione, della concretezza nell'azione amministrativa. Sono gli stessi spiriti che io mi accingo a svolgere il ruolo di sindaco della nostra bellissima città, ossia in modo gentile, garbato, disponibile verso tutti, ma nello stesso tempo svolgere l'azione di sindaco con determinazione, capacità e competenza. Allo stesso modo auspico che questo tipo di comportamento sia svolto sia dalla maggioranza che mi accompagnerà a questa avventura di amministrare la città, ma auspico che lo stesso modalità siano tenute dalla opposizione e mi auguro che l'opposizione venga fatta in maniera positiva e costruttiva e mai ostruzionistica. Tutti abbiamo un obiettivo comune, che è quello del bene per la città di Agropoli. Tante sono le cose da fare, tante sono le sfide che ci attendono nei prossimi giorni e sono sicuro che insieme possiamo fare tante cose, anche con la collaborazione dell'opposizione. Il mio grazie va in particolar modo agli elettori che mi hanno voluto qui nel giorno del 12 giugno, ai 112 candidati che hanno appoggiato il mio programma elettorale, il mio progetto. Di essi, di questi 112, oggi una piccola parte è qui, seduta qui accanto a me, nelle vesti o di assessore o di consigliere comunale. E sono contento della mia squadra, è una squadra fattiva e con la quale sono certo che faremo grandi cose, grandi e importanti cose per la nostra città. Viva Agropoli! Sì, terzo punto all'ordine del giorno, comunicazione e nomina degli assessori. Prego, sindaco. Che ai sensi dell'articolo 46,2 del decreto legislativo 267/2000 sono stati nominati assessori i signori di seguito indicati, ai quali sono state conferite le deleghe a fianco di ciascuna indicata: dottoressa Maria Giovanna D'Arienzo, vice sindaco con delega alle politiche sociali, alla qualità della vita e al centro storico;
dottor Giuseppe Di Filippo. Dottor Giuseppe Di Filippo, assessore con delega al mare, al porto, demanio e patrimonio. Dottoressa Rosa Lambasona, assessore con delega all'ambiente, alla transizione ecologica, alla salute, alle relazioni con l'ASL e distretto sanitario. Dottor Emilio Cianciola, assessore con delega alla visione territoriale, al PNRR e allo sviluppo economico. Dottor Roberto Apicella, assessore con delega al turismo, al commercio e agli eventi. A tutti loro e a me stesso auguro buon lavoro. Posso? Prego, prego. Signor Sindaco, volevo un chiarimento in merito alla delega del dottor Emilio Cianciola, assessore alla visione territoriale e urbanistica. No. Piano nazionale di resilienza e rilancio e sviluppo economico, lavori pubblici. No, i piani nazionali sono tutti dei SAR, sono vari investimenti, anche terzo settore, anche certo ambiente. Significa eccetera, che le deleghe, lavori pubblici e urbanistica non sono state date? Ad oggi no. Ok, grazie. Allora, prima di passare al quarto argomento all'ordine del giorno, volevo innanzitutto congratularmi e fare gli auguri di buon lavoro ai neoassessori, che sicuramente svolgeranno un ruolo molto importante, sono delle persone competenti e quindi senz'altro avremo un lavoro che svolto dagli assessori neoeletti senz'altro porteranno il nostro paese ad un livello particolarmente elevato di benessere e quanto altro. Grazie e auguri agli assessori. Okay. Anch'io faccio i miei auguri all'amministrazione, alla giunta, al sindaco e agli assessori nominati, ovviamente, e spero per il bene di Agropoli che lavorino anche sentendo le proposte della minoranza e facendo le proprie. Volevo chiedere al segretario comunale, al segretario generale innanzitutto, se è stata verbalizzata la mia contestazione delle ineleggibilità, se è stata verbalizzata come io ho interloquito. È stato verbalizzato, no, perché c'era un problema di verbalizzazione, ho visto con il collega Laporta, mi chiedo, è stata verbalizzata la contestazione? Perché io ho formalizzato due contestazioni. Documentato. Vabbè. Poi, sempre con riferimento agli incarichi di giunta, dal momento che, anche mi rendo conto che non è nel primo consiglio, però dato che è una delibera già fatta, ho letto la delibera del 26/2022, 119, con riferimento a PNRR, che prevede l'istituzione di una cabina di regia con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento sulla programmazione e progettazione piano PNRR. Io sono consapevole che è un motivo importantissimo per il recupero di tutto quello che c'è di pregresso per il comune, per tutti i comuni del sud, quindi ben venga il PNRR, ben venga il lavoro dell'amministrazione sul PNRR. Su questo credo che posso parlare pure per tutta la minoranza consiliare, siamo persone che vogliamo il bene di Agropoli, quindi ben venga. Mi chiedo soltanto delle cose. Se è possibile innanzitutto avere una relazione bimestrale al Consiglio sull'attività e sui risultati di questa cabina di regia. Mi chiedo ancora
chi saranno i rappresentanti della, che si intende per rappresentanti della, dell'amministrazione, perché ricordo a me stesso, dato che vengono affidati compiti di indirizzo alla cabina di regia, che i compiti di indirizzo e controllo politico sono del Consiglio Comunale, non sono di altri enti e di parastato, paragoverno. Quindi i compiti di indirizzo, e certo, compito propulsivo, tecnico, può essere demandato alla cabina di regia, ma l'indirizzo è del Consiglio, ovviamente della Giunta e dell'assessore. Questo soltanto per precisare alcune cose. Gli esperti come saranno selezionati, i portatori di interesse, io sto leggendo la delibera, quali sono, perché anche il singolo cittadino è portatore di interesse per il PNRR, e questo, se c'è la possibilità, la mia richiesta è quella di avere una relazione bimestrale. Consigliere Pesce, chiedo scusa, può fare un'interrogazione in maniera tale che potremo risponderle anche per iscritto? Va bene? Ok, sì, ok, farà un'interrogazione in maniera tale che così può avere tutti gli chiarimenti del caso. Grazie. Vi chiedo l'assessore all'ecologia, chi è? A verde chi è? Perché non ho capito. Devo farle queste richieste perché noi ci siamo trovati. Allora, consigliere Pesce, la prego, faccia un'interrogazione in cui espliciti. Devo dire perché, dato che questo consiglio è seguito, devo dire perché parlo di queste cose. Purtroppo, questa allora, consigliere Pesce, con tutto il rispetto, faccia la cortesia, non è all'ordine del giorno, faccia un'interrogazione parlamentare, sarà assolutamente esaudito. Lo so che certamente che è un qualcosa di fondamentale, ma ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, però ci sono momenti e momenti per discutere. Il 20 giugno, noi siamo stati programmati, il 24 giugno dovete far parlare al primo consiglio il consigliere Pesce, che rappresenta la minoranza, no, sulla delibera stessa. No, non ero programmato e quindi non potevo nemmeno mettere piedi nel tuo ufficio, caro assessore. Perché hai fatto la delibera quando questo consiglio di indirizzo politico. Consigliere, ma faccia un'interrogazione parlamentare. Le sarà detto tutto, le sarà risposto tutto per iscritto, ma non alzi la voce, non è il luogo adatto per alzare la voce, no, assolutamente no, non è il luogo adatto, ritengo che ci voglia rispetto in tutto e per tutto. Va bene, ok, non mi sembra che sia così, vabbè, al di là di questo, faccia un'interrogazione per cortesia, non è che non... Allora, prego sindaco, prego. Consigliere Pesce, volevo solo intervenire a quanto riguarda la sua richiesta, io apprezzo il suo intervento, però volevo pure ricordarle come tentava di fare il consigliere Marciano, appunto che in mano al consigliere comunale ci sono degli strumenti che sono chiamati interrogazione, e quindi volentieri se lei li farà sia l'assessore di riferimento che il sindaco poi risponderà a tutte le sue richieste. Grazie. Okay. Passiamo al quarto argomento all'ordine del giorno, elezione del presidente del consiglio comunale. Ok, relazione il sindaco? Sì. Ok, relazione il sindaco. Tratta di, a questo punto, di eleggere il presidente del consiglio comunale. A riguardo voglio fare una premessa. Nei giorni scorsi ho avuto modo di interpellare la minoranza per quanto riguarda loro se si riusciva a trovare una unità di intesa per quanto riguarda il nominativo. Ricordo che il regolamento prevede che la vicepresidenza spetta alla minoranza. Quindi noi avevamo appunto interpellato la minoranza se riuscivano a trovare un'intesa su un nominativo, in modo che così si evitasse di fare dei voti segreti, se si potesse arrivare al voto
palese per alzata di mano. La maggioranza propone come presidente il signor Franco Di Biasi, la minoranza ha proposto di votare come vicepresidente la dottoressa Elvira Serra. Quindi io chiedo al Consiglio di votare. Chiedo di votare come presidente del Consiglio Comunale il signor Franco Di Biasi. Chi è favorevole? Allora, chi è favorevole? Ci sono interventi, forse ci sono interventi. Okay. Ok, allora, chi è favorevole? Okay. Chi è favorevole? Unanimità? Unanimi. Okay. Di Biasi, immediata eseguibilità. Okay. Immediata eseguibilità. Unanimità. Conforme? Poi. Vieni qua. Ah, ok, sì, perfetto. Sei stato forte. Salve, buonasera a tutti. Grazie colleghi consiglieri della maggioranza e, permettetemi, soprattutto dell'opposizione. In bocca al lupo agli assessori, in bocca al lupo al sindaco, grazie agli intervenuti, grazie a chi ci segue da casa. Sarò brevissimo perché non voglio approfittare della pazienza di tutti, visto il caldo, però ho dovuto cambiare l'intervento, mi ero scritto qualcosa, ma visto quello che è successo nei primi punti all'ordine del giorno, sono costretto a modificare quello che volevo dire. Io sarò il presidente del Consiglio Comunale di tutti i consiglieri. Agropoli vive un momento particolare, la città alle ultime elezioni è stata divisa, quindi dobbiamo lasciare via i problemi che ci siamo, e anche le giuste critiche e idee che ci siamo portati nella campagna elettorale, ma le dobbiamo mettere insieme per dare le risposte concrete, veloci ai nostri concittadini. Dobbiamo, come già sta facendo parte della Giunta, dobbiamo dare delle risposte concrete e veloci per quanto riguarda la sicurezza, per stare vicino ai commercianti che oggi sono degli eroi, per stare vicino a tutti i cittadini, soprattutto i più deboli. Quindi concluderò veramente velocemente, pregando i consiglieri di opposizione di starmi vicino, di suggerirmi, i miei colleghi di maggioranza che mi sono sempre vicini, di continuare a lavorare insieme, perché noi come Consiglio Comunale abbiamo un ruolo diverso. E infatti questa è la sfida che io voglio cogliere per me stesso, quando qualcuno mi diceva che forse non era il ruolo adatto. Io ho preso spunto dalle vecchie presidenze del Consiglio, non ultima anche quella che si sono avvicendati nell'ultima amministrazione, quindi spero di poter lavorare ed essere degno di questo ruolo insieme a tutti quanti voi. La prima cosa che vi posso dire è che entro giovedì, al massimo venerdì, ogni consigliere comunale avrà la propria PEC a disposizione. Naturalmente per quelli che già erano in consiglio la volta scorsa cerchiamo di riprendere la vecchia per risparmiare, per tutti i nuovi eletti ci sarà una PEC a disposizione, se si passerà per gli uffici preposti potranno ritirare le proprie credenziali. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Presidente. Sì. Voglio augurarvi un buon lavoro, signor Presidente, e le voglio ricordare che in questa seduta è stata omessa all'ordine del giorno le commissioni consiliari permanenti. La invito ad attivarsi e a fare subito un consiglio comunale per la nomina delle commissioni consiliari, che potranno essere di supporto a quella cabina di regia che prima si parlava del Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio, perché come lei sa le commissioni consiliari permanenti sono un organo consultivo
e credo che siano parti integranti di quella cabina di regia. Grazie. Velocemente rispondo, sì, al prossimo Consiglio Comunale parleremo e faremo le commissioni, era nell'intervento che avevo preparato e che poi nel cambio dell'intervento stesso ho dimenticato di dire. Le commissioni saranno il presupposto principale sulla quale basare il confronto di idee e da portare avanti le cose positive per la città da parte di tutti, ed è lì che dobbiamo lavorare tutti quanti e tutti quanti per il meglio di Agropoli. Naturalmente io già da domani cercherò di, il sindaco già mi aveva dato indicazione su questo, mi ha reso partecipe subito di questa cosa, già domani chiamerò i capogruppi di tutti i partiti per cercare di condividere insieme le commissioni da eleggere. Adesso possiamo andare avanti con l'ordine del giorno e quindi siamo al quinto punto, elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, relazione il sindaco. Sì, come facendomi leva a quello detto in precedenza, chiedo a questo Consiglio di nominare vicepresidente del Consiglio Comunale la dottoressa Elvira Sesa per alzata di mano. Ci sono interventi? Allora possiamo procedere con la votazione. Chi è favorevole? Quindi, vabbè, l'immediata eseguibilità per... Idem. Ok. Auguri alla dottoressa Serra per la carica di vicepresidente. Prego, dottoressa. Vada bene lo stesso. È stata una campagna elettorale dura, non sono mancati colpi dall'una e dall'altra parte. Adesso la città va pacificata. Saluto il sindaco, gli assessori comunali, il presidente neoeletto che gode la nostra simpatia e la nostra fiducia anche, e tutti i consiglieri comunali. A tutti noi auguro buon lavoro. Noi faremo un'opposizione dura anche, però onesta e trasparente, in un consiglio comunale che mi auguro non abbia momenti forti e violenti, perché il consiglio comunale è il biglietto da visita di una città e noi siamo tutti cittadini di questa città onorevoli e stimabili. Certamente bisogna fare questo, perché sapete che c'è stato, come diceva il consigliere Pesce prima, un fumus di brogli elettorali, e quindi questo vedremo col tempo. Però lasciatemi dire due cose che ritengo importanti. Uno, che questo consiglio elettorale e comunale ha eletto solo 3 donne, alle quali do il mio saluto. Credo che tante donne presenti nelle nostre liste fossero brave e capaci come noi, ma non sono entrate in consiglio comunale, e questo mi dispiace. Spero che nel futuro la presenza femminile sia maggiore. E poi, per quanto riguarda il secondo punto, vi chiedo al sindaco, agli assessori, a noi consiglieri tutti, di difendere la città. Questa è una città dove viviamo, dove abbiamo scelto di vivere, perché è una città sicura, dove i bambini ancora giocano per strada, dove gli unici botti che si sentono non sono quelli delle saracinesche, dei negozi che saltano, ma i botti delle feste patronali. È chiaro che questo futuro, fatto anche di arrivo di fondi importanti, può aprire anche la strada ad un potere corruttivo, giacché in questo consiglio comunale non ci sono persone che hanno bisogno della politica per vivere, ma prestano il loro servizio in maniera autorevole e volontaria. Allora vi prego, difendiamo la nostra città, lasciamola vivere come quel luogo incantato che oggi è. Questo lo chiedo a tutti, in primis al sindaco, che sia difensore di tutto questo. E con questo
ringrazio le liste che mi hanno accompagnato, ringrazio voi per avermi voluto vicepresidente del Consiglio e sarò leale e fedele a tutto il Consiglio. Grazie. Va bene, quindi procediamo al prossimo punto dell'ordine del giorno, la elezione della Commissione elettorale comunale. Relaziona il sindaco. Sì, allora ricordo che la legge prevede che a far parte della Commissione elettorale comunale sia il sindaco e tre componenti effettivi e tre supplenti. Volevo anche qua far presente che interpellata la minoranza si era raggiunto un accordo, però il segretario mi ricorda, volevo evitare di fare la votazione segreta, il segretario mi ricorda che la legge prevede la votazione segreta, quindi chiedo al Presidente di organizzarsi per la votazione dei membri della Commissione. Il sindaco non vota. Ok, allora procediamo con la costituzione del seggio. Inviterei una persona dell'opposizione. Ok, Raffaele, vieni tu a far parte del seggio. E uno della maggioranza, Cammarota, l'avvocato Cammarota. Bruno? Ok, viene Bruno Bufano. Possiamo procedere. No, il voto limitato, ognuno vota uno. Vi ricordo che è il voto limitato, quindi ogni consigliere può votare un consigliere comunale per dargli la carica, ok? Non si possono, nonostante sono tre i posti riservati, non si possono votare tre elementi, tre consiglieri comunali, ma se ne può votare uno solo. Si vota per gli effettivi adesso. Le distribuiamo le schede. Allora cominciamo, comincio da lì, vado non in ordine alfabetico. La porta Massimo. È venuto. Sandosuosso Gerardo. Serra Elvira. Pesce Raffaele. Bruno Rosario. Pizza Michele. Sant'Angelo Giancarlo. Crispino Franco. Comite Nicola. Sì, sono andato in...
A Bagnala Maurizio. Russo Gennaro. Cammarota Giuseppe. Pesca Mario. Bufano Bruno. Allora, il per Marciano Pietro Paolo. Va bene, abbiamo votato tutti, sì? Allora posso procedere? No, segretario, siccome le schede sono suddivise, possiamo far votare, facciamo votare dopo i supplenti. Ok, quindi proseguo con lo scrutinio della prima votazione. Comite. Uno. Bufano. Uno. Comite. Due. Comite. Tre. Comite. Quattro. Abbagnala. Due. Bufano. Due. Comite. 5. Abbagnala. 3. Abbagnala. 4. Bufano. 3. Abbagnala. 5. Bufano. 4. Comite. 6. Bufano. 5. Quindi sono 5. E 5, 16, 16, il sindaco non vota, quindi si trovano. Proclamo eletti a Bagnala Maurizio, Comite Nicola e Bufano Bruno. L'immediata subito. Quindi votiamo però l'approvazione della nuova commissione elettorale, quindi chi è favorevole a questa votazione? Unanime. Unanime. E anche qui votiamo l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Ok, perfetto. Adesso lo so che fa caldo, soprattutto per il pubblico, però dobbiamo votare anche i supplenti. Quindi ripeterò l'appello, Bruno per cortesia, Giuseppe. La porta. Tiè, pietà mia un attimo. Così fai con due piedi. Sando Suosso. Serra.
Raffaele, pesce. Bufano. Marciano. Bruno. Bruno. Sì, dammi il biglietto. Sant'Angelo, Crispino, Pizza, Comite. Noi la facciamo unica, così evitiamo. Russo, a Bagnala, pesca. Abbiamo votato tutti? Per favore sediamoci. Ok, quindi procediamo con lo scrutinio. Gammarota. Uno. Serra. Uno. Gammarota. Due. Gammarota. Tre. Crispino. Cammarota. Cammarota. Serra. Cammarota. Crispino. Serra. Crispino. Crispino. Serra. Serra. Crispino. 10 16, il sindaco non vota, quindi sono, ci troviamo. Quindi anche qui i tre eletti sono Cammarota, Serra e Crispino. Anche qui procediamo con la votazione, quindi chi è favorevole? Chi è favorevole? Anche qua abbiamo un'unanimità. Unanime, quindi l'immediata eseguibilità. Unanime, perfetto. Possiamo passare al prossimo punto all'ordine del giorno. Elezione della Commissione Giudici Popolari. Relaziona il sindaco. Allora, l'articolo 13 della legge 287-51 stabilisce che in ogni comune sono formati i consiglieri, le commissioni dei giudici popolari, formati composta da una commissione composta dal sindaco o di un suo rappresentante e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune di Coop in possesso dei requisiti di cui è l'articolo 9 e 10 della medesima legge. Anche qui sentite
la maggioranza. Sì. Chiedo a questo consiglio la minoranza propone il consigliere dottoressa Elvira Serra. Sì, quindi e mentre per la maggioranza si propone i consiglieri Bruno e Russo. Quindi chiedo a questo consiglio di votare per quale membro della maggioranza i consiglieri Bruno e Russo e per la minoranza la dottoressa Serra. Allora, procediamo con la votazione. Chi è favorevole? Anche qua è unanime, quindi anche qui votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanime. Benissimo, quindi auguri anche alla nuova Commissione Popolare. Passiamo al punto numero 8, articolo 46, numero 267 del 2000, presentazione linee programmatiche. Relaziona il sindaco. Allora, ricordate che appunto nelle votazioni del 12 giugno 2022 il popolo di Agropoli ha deciso per la elezione a maggioranza e alla figura di sindaco nella figura del sottoscritto e della maggioranza che lui sosteneva, la quale si era presentata al popolo di Agropoli con un programma elettorale. Il sottoscritto si rifà, per quanto riguarda le proprie linee programmatiche, a quello che era previsto nel proprio programma elettorale e pertanto se ne chiede l'approvazione. Intervento. Signor sindaco, ho avuto modo di leggere le linee programmatiche che mi auguro che ogni 30 di settembre rinnoviamo a questo consiglio per quello che è stato l'operato dell'amministrazione. Però purtroppo devo chiederle l'urgenza che questa città ha bisogno nell'immediato. L'urgenza è un piano commerciale. In questi giorni si è consumata l'ennesima apertura di una struttura che è una struttura di vicinato, ma ha tutte le caratteristiche di una media struttura. Questo non è nient'altro che l'ennesima batosta che prendono le piccole attività commerciali di questa città. A lei e l'assessore di riferimento, dottora Picella, le chiedo l'immediata istituzione del regolamento sul piano commerciale. Questa città ne ha bisogno ed è fondamentale che si faccia subito, se non altrimenti gli uffici non possono operare se non con una presa d'atto. A questo le voglio ricordare l'urgenza della Posidonia, che in questi giorni è stata soltanto accantonata. La sua ordinanza è un'ordinanza di accantonamento e non di rimozione. Questa città, se vuole fare turismo, deve rimuovere la Posidonia al più presto. Lo dico a lei, lo dico all'assessore al Porto al Demanio, di lavorare su questa problematica. Come lavorare sulla sicurezza di questa città, in particolar modo di notte si ripetono le corse su via Pio X, sul lungomare San Marco. Non possiamo tollerare questi episodi, rischiamo di avere una tragedia prima o poi. Ci sono i problemi della strada provinciale 184, lei ha soltanto emesso un'ordinanza ai proprietari, poi agli eredi ha rettificato, ma il problema non è risolto. La invito a fare un'ordinanza per la rimozione di quei cubi che sono il vero pericolo di quel tratto di strada, il vero scempio che noi da anni subiamo da parte della provincia di Salerno. Qui dentro vedo presente anche un consigliere provinciale dell'amministrazione provinciale di Salerno. Lo invito ad attivarsi affinché quello scempio venga risolto immediatamente e non aspettare gara d'appalto, perché per togliere 30 cubi di cemento non si aspetta nessuna gara d'appalto.
queste sono le urgenze, come i trasporti che questa città che vuole fare turismo deve avere. Non possiamo tollerare che arrivano turisti alla stazione ferroviaria e non vi è nessun mezzo di trasporto. La invito, per lo spirito di collaborazione che questa minoranza, nell'ottica della collaborazione costruttiva, sarà a disposizione se ci sarà ascolto e rispetto, altrimenti ci sarà un'opposizione dura, puntuale, decisa, senza limiti di ricorrere alle autorità sovraccomunali. Le auguro un buon lavoro e viva Agropoli. Prego, sindaco. Grazie consigliere La Porta per le osservazioni che le ha fatto. Faccio presente quanto segue. Come avete modo di notare, noi, il sottoscritto, dopo 24 ore proclamato sindaco, ha nominato subito la giunta, e la giunta dopo due giorni si è messa subito al lavoro e ha adottato i primi provvedimenti. Tra i primi provvedimenti che ha adottato il sottoscritto è qui innanzitutto la nomina di un assessore specifico al commercio, una figura che mancava da tanti anni in questa amministrazione e che il sottoscritto ha voluto fortemente, così come aveva promesso durante la campagna elettorale. Con lo stesso assessore al commercio si sta già lacrimente lavorando per la predisposizione del piano commerciale, del regolamento sul commercio. Abbiamo subito, ci siamo subito confrontati con le associazioni di categoria o con alcuni rappresentanti degli stessi, con le associazioni delle attività degli operatori turistici, e stiamo lavorando alacremente affinché questi due adempimenti vengano portati subito all'approvazione del Consiglio Comunale, e soprattutto anche per quanto riguarda i trasporti, che è un servizio che ci è stato chiesto dagli operatori turistici, anche a riguardo, soprattutto per il periodo estivo, vorremmo garantire questo servizio. Per quanto riguarda la rimozione della Posidone, sì, lei ha osservato che la mia prima ordinanza trattava esclusivamente dello spostamento della Posidonia spiaggiata al litorale del Lido Azzurro. Anticipo che assieme all'assessore Di Filippo, proprio nella seduta di giunta di questa mattina, abbiamo approvato un progetto di rimozione della posizione della Posidonia spiaggiata e della spiaggia della Marina e della spiaggia del Lido Azzurro, cosa lavori che ci auguriamo possano partire da qua a metà settimana. Per quanto riguarda la sicurezza, mi sto interfacciando quotidianamente con il comandante della Polizia Municipale per cercare di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari, i servizi necessari affinché questo problema, che è sentito tantissimo da tutta la popolazione, sia quantomeno appagato e sia quantomeno, diciamo, si possa fare in modo che nella città si possa sentire un maggiore grado di sicurezza come quella città merita. Ricordo pure a questo consiglio che questa amministrazione è stata oggetto di visita subito dopo l'insediamento da parte del nuovo questore di Salerno, il quale ci ha assicurato sulla esecuzione del commissariato di polizia. Per quanto riguarda la rimozione dei massi sulla strada provinciale 184, siamo in costante contatto con la provincia e siamo sicuri che a giorni si provvederà alla rimozione degli stessi. Grazie. Solo un chiarimento: per quanto riguarda la rimozione della Posidonia, significa smaltimento? No, si adopererà, vuole rispondere lei, assessore. Il progetto prevede trasporto e smaltimento, sì, pertanto dopo la legge salvamare è stata attenzionata che può essere effettuata la rimissione a mare. Abbiamo sviluppato un progetto che permetterà la rimissione a mare. Il progetto è già stato sviluppato? Ciò significa che toglieremo tutte 21.000 tonnellate? No, stiamo parlando solo della Posidonia spiaggiata, quella fresca. Ah, e allora chiariamola alla città, che rimarranno le montagne, e togliamo qualche migliaio quello di tonnellate. Quello a settembre vorremmo... Allora le invito a non sprecare questi soldi, perché per l'ennesima volta stiamo perdendo un'occasione, quella di sprecare 500.000 euro di finanziamento della Regione Campania, e sicuramente con la rimissione in mare i costi saranno alla pari dello smaltimento. Pertanto vi invito a riflettere, a non sprecare queste risorse. Grazie. Va bene, giusto a risposta, abbiamo fatto anche una stima sui costi e si parla di un terzo
di quelli che normalmente abbiamo speso per anche al di sotto. Però prego, poi sicuramente potete riprendere visione del progetto e pertanto spero che darete opportuni consigli in merito. Signor Sindaco, Assessore Demanio, non sarebbe il caso di indire un tavolo tecnico per l'utilità o meno di quella specie di frangiflutti che è davanti all'Ido Azzurro? Perché molti ipotizzano che sia la causa di aver deviato le correnti e di queste quantità oltre misura di alghe che spiaggiano, perché io che sono agropolese dalla nascita so che ci sono sempre state, ma la quantità degli ultimi anni è vero che può essere determinata dall'innalzamento del calore dell'acqua e quindi chiaramente aumentano anche le praterie di Poseidonia. Però io credo che questo sia il momento, Sindaco, di fare il punto su questa struttura, se è una struttura utile o se è una struttura che non è utile, altrimenti noi spenderemo sempre soldi dei cittadini per porre rimedio magari senza aver tolto la causa. Se mi posso permettere una riflessione su questo, vi pregherei di farla, anche aprendo un tavolo tecnico, perché chiedere, confrontarsi, io credo per il bene della città non sia mai sbagliato. Partire da punti invece fermi in cui non si vuole ragionare, non si vuole tornare indietro, questo è sempre sbagliato. Si possono fare opere bellissime, magari sono mal fatte senza un motivo preciso, perché magari si è valutato diversamente. Io, se posso pregarvi di rivedere un po' questa situazione, quantomeno di approfondire gli studi in merito. Grazie. Va bene, prego consigliere Marciano. Microfono. La dottoressa mi ha solo preceduto. Allora, volevo avvisare l'intero Consiglio che nella passata legislatura, l'ultimo periodo, abbiamo preso contatto con l'Università di Fisciano. Tanto è vero che l'ingegnere dentale, Fabio Dentale, dell'Università di Fisciano, è stato convocato qua da me, dal sindaco, per fare uno studio sulle correnti marine che purtroppo depositano in maniera enorme le alghe laddove le vediamo accumulate soprattutto all'Ido Azzurro. Quindi l'ingegnere dentale, il professore dentale, aveva già fatto una bozza di progetto che tendesse ovviamente ad eliminare le cause, come ha detto lei, la dottoressa, che è la cosa più importante, perché andare a spendere 500.000 euro ogni anno per togliere le alghe è un discorso ovviamente infinito che non ci porta da nessuna parte. Quindi questo è un ragionamento che abbiamo già fatto e che senz'altro riprenderemo quanto prima questo rapporto con l'università per risolvere in maniera definitiva. Contiamo, non lo so il tempo che ci vorrà, ma comunque ci proviamo e iniziamo a fare questo lavoro. Grazie. Posso? Prego. Consigliere. Prego consigliere Sandosusso. Io chiedo a questa amministrazione, dato che per qualche tempo, per molto tempo, ho fatto l'assessore alle scuole, di interessarsi con risposte concrete della pandemia, soprattutto nell'ambito scolastico, con una ventilazione meccanica in tutte le classi. Pare che il secondo circolo, se mi aiuta Sant'Angelo, abbia risolto la situazione in tutte le scuole di periferia, ma il primo circolo è ancora in fase di organizzazione. Quindi, dato questo balzo di contagi che ci sono stati, di prendere visione subito e di preoccuparsi, cara dottoressa Lambasona, di mettere una ventilazione meccanica o tramite la scuola o tramite l'amministrazione comunale, comunque risolviamo il problema, perché è impossibile che i ragazzi possano stare ancora con i giubbotti e le finestre aperte. Quindi vi chiedo di interessarvi urgentemente, perché luglio-agosto passerà subito e le scuole si aprono a settembre. Grazie. Prego consigliere Pesce. Con riferimento sempre al problema della Posidonia,
ben venga la collaborazione con l'università, oggi io apprendo che c'è questa collaborazione, volta a risolvere il problema, è quello fondamentale, per miopia amministrativa, per problemi tecnici, questi poi lo diranno i tecnici, ma va risolto. Ovviamente il sindaco si è rifatto ai sensi dell'articolo 43 al suo programma e non poteva essere che così, giustamente, ma per quanto riguarda Posidonia è intervenuta successivamente a deposito del programma la legge salvamare, quindi è chiaro che avete dovuto fare i conti, ben venga la legge salvamare. Quindi leggevo prima una delibera che avete fatto il 30 giugno proprio con riferimento alla Posidonia, ma mi avete detto è stata, oggi c'è stata un'altra deliberazione al riguardo, quindi è collegata a quella del 30 giugno, perché quella del 30 giugno va ad individuare soluzioni diverse, diverse però non sono specificate quali. Io volevo capire appunto, in base a questa deliberazione che avete fatto, dice è possibile utilizzare parte di questo contributo, i famosi 500.000 euro, per l'individuazione di soluzioni diverse da quelle percorse negli anni scorsi, almeno per quanto riguarda Posidonia spiaggiata. Oggi ho appreso che c'è un lavoro tecnico già depositato, ma a quando risale questo lavoro tecnico depositato? Cioè chi l'ha fatto? Gli uffici tecnici? L'ha fatto un tecnico esterno? Quando è stato commissionato? Possiamo verificarlo? Anche domani lo vediamo, cioè mi chiedo, dal 30 giugno ad oggi sono passati 4 giorni. In questi 4 giorni è stato depositato questo, sì, questo lavoro tecnico fatto da chi? Chi è il tecnico che se ne è chiesto? Un funzionario dell'ufficio dei mani. Ah, un funzionario quindi dell'ufficio tecnico, sì, sì, sì. Che quando ha avuto la nomina? Ha avuto il decreto di nomina il 29 giugno, quindi in 4 giorni è riuscito a depositare un... Però no, ben venga, lei, l'ha ricordato stesso lei che la legge salvamare è entrata in vigore il 17 maggio 2020. Assolutamente no, ma pertanto, dato che leggo una delibera del 30 giugno che dice individuare soluzioni diverse, quindi dal 30 giugno al 4 sono state individuate, sabato e domenica in corso, ed è stato depositato un progetto. Da premiare la solerzia dell'ufficio De Manio, assolutamente, che anche sabato e domenica è riuscito... Allora. Cioè, e volevo solo sapere se in questo, mi scusi sindaco, se in queste individuazioni di soluzioni diverse ci fosse un progetto di ingegneria naturalistica e di rigenerazione sia per quanto riguarda la Licina e il Lido Azzurro che la Marina, è chiaro. Però se mi dice che oggi in 3 giorni è stato depositato un valido provvedimento, un valido lavoro tecnico, io ne prenderò atto domani mattina perché non ne sono a conoscenza. Va benissimo. Allora, giusto per chiarimento, posso? Così rispondo un'unica volta. Mi puoi chiarire come fa in 4 giorni ad avere anche le autorizzazioni, perché la legge salvamare dice testualmente che qualora ci sono le autorità proposte al rilascio dove sarà il punto di scarico, è stato individuato già un punto di scarico, è autorizzato? Sì, questa è la domanda. Allora, giusto per chiarimento a tutti, sì, in pochissimi giorni l'ufficio subito si è dato da fare. Questa legge, questa normativa è stata approvata il 17 maggio 2022, la famosa legge salvamare, dove l'articolo 5, comma 1 parla della Posidonia spiaggiata. Pertanto, sulla Posidonia spiaggiata, come ha chiarito già da prima il consigliere Massimo Laporta, abbiamo subito individuato un progetto ad hoc per la rimissione a mare. E rispondendo sempre alla domanda del consigliere Massimo Laporta, sì, è stato individuato il punto dell'immissione a mare dall'autorità competente, che nelle premesse della legge salvamare è prevista l'ente locale. Detto ciò, poi vedremo anche con i funzionari e con i tecnici un attimo la questione, c'è il comma 2 della legge salvamare, il quale parla degli accumuli antropici che noi stiamo studiando e approfondendo, perché quelle montagne sicuramente sono il problema di tutti. E pertanto, rispondendo alla dottoressa Elvira Serra, sì, è volontà di questa amministrazione confrontarsi con tutti, in particolar modo con le minoranze, per acquisire progettualità o opportune segnalazioni che vadano alla risoluzione del problema. Ma con coraggio e determinazione questa amministrazione, questo oggi ha approvato un progetto, può essere anche sbagliato, può essere anche non condiviso, può essere forse non completo, io ritengo che sia completo di tutti i pareri subordinati competenti.
e da subito vogliamo metterle in campo. Spero che a breve potete prenderne visione, così che poi discuteremo domani nel dettaglio. Certo, vediamo domani. A disposizione. Va bene, quindi prego consigliere Pizza. Volevo fare soltanto un appunto, consigliere Laporta. Quello che questa amministrazione farà, dovete stare tranquilli e certi che le linee programmatiche saranno seguite così come le abbiamo stabilite. È ovvio, è chiaro che ci fa piacere che questa minoranza ci fa da supporto. Una cosa vorrei però, e parlo a nome della maggioranza, credo, che essere professorini su certe cose quando si sono avuti 5 anni di amministrazione precedente e adesso ci venite a chiedere se domani mattina abbiamo fatto le cose. Io credo che abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare e vi assicuro che tutte le minoranze sarete, almeno da parte mia, ma credo da parte di tutta la maggioranza, sarete interpellati, perché siamo tutti, per tutte persone che siamo approdate in questo Consiglio Comunale con lo stesso intento di fare di Agropoli un paese vivibile. Questo volevo allora aggiungere a Massimo. Sono costretto. Qua non si fa i professori, consigliere Pizza, qui si parla di come si fa un progetto esecutivo. Credo, lo so che lo sa fare, lo vedremo. I 5 anni passati ci sono tanti colleghi insieme a lei che hanno lavorato per avere il finanziamento dei 500.000 euro che lei oggi gestirà. Speriamo che le sappia gestire. Vediamo a rendicontazione. Grazie. Va bene. Non a caso questa maggioranza, non a caso questa maggioranza ha sostituito noi a voi. No, consigliere Pizza. Chiaro, no? Forse andiamo avanti. Andiamo avanti. Buon lavoro, saremo attenti a tutto il suo operato. Questa maggioranza, mi faccia capire, il sindaco quindi non faceva parte della maggioranza, mi scusi. Non faceva parte della maggioranza. Consigliere Pizza, l'esecutivo ci sta, prego, il sindaco di questa città. Dato che lei ha detto che questa maggioranza ha sostituito l'ultima maggioranza, io non facevo parte né dell'una né dell'altra e quindi lei mi ha chiamato in causa a parlare. Lei sta dicendo che la maggioranza, che praticamente i membri della maggioranza uscente non facevano parte di una maggioranza. Il sindaco di Agropoli, che è anche il mio sindaco, perché io rispetto le istituzioni, era assessore al bilancio. Quindi io non vorrei che diventasse un teatrino, veramente, obiettivamente. Lei ha detto che al mio collega di minoranza ha detto che sta facendo il professorino. No, abbiamo semplicemente chiesto delle delucidazioni. Consigliere Pizza, per favore. No, ma non è il fatto che certe cose le sappiamo ma fare. Ma è normale. Consigliere Pizza, consigliere Pizza, per favore. Io non l'ho interrotta. Allora, io vorrei solo dire, il collega di minoranza Laporta ha semplicemente fatto palese il fatto che non è possibile sia esecutivo un progetto in 4 giorni, sabato e domenico incluso. Questo lo sappiamo tutti. Non è che poi ben venga che ci sia. Noi siamo contenti, io sono il primo ad essere contento, lo sottoscrivo anche da oggi, che sono contento se si trova una soluzione, è chiaro. Tant'è che mi ero preoccupato di verificare quella e ne avrei parlato anche direttamente con l'assessore, ma non c'è stato proprio il tempo materiale perché è del 30 questa deliberazione. Oggi ce n'è stata un'altra, ben vengano se sono volte effettivamente alla soluzione del problema, questo a prescindere dai ruoli di opposizione. Quindi non crediamo né di fare i professorini né di ma semplicemente siamo consapevoli del nostro ruolo, che è innanzitutto quello di consiglieri comunali e poi di consiglieri di minoranza o di maggioranza. Certo. Maggioranza e minoranza qua sono mescolate. Allora, noi siamo un consiglio comunale tutte di persone per bene, per cui per favore non facciamo un botte e risposta, però è strano dirle certe cose. Prego consigliere Marciano. Grazie. Allora, volevo calmare un attimo i toni, perché mi sembra che effettivamente questo Consiglio Comunale stia sfociando in un clima, voglio dire, relativamente inquisitorio da parte della minoranza e forse probabilmente anche noi della maggioranza abbiamo perso l'equilibrio necessario per lavorare in questo senso. Quindi per cortesia, allora, ripristiniamo le condizioni di equilibrio. Dobbiamo essere sobri, dobbiamo essere persone serie, come siamo, competenti e tutto il resto. Per cortesia, lavoriamo
Allora, indirizzando quello che sono i nostri principi, allora facendo riferimento al luogo in cui ci troviamo. Ci troviamo in un luogo in cui dobbiamo essere ovviamente persone equilibrate, persone per bene, persone oneste, allora, persone capaci. Allora, non ci lasciamo trasportare dagli eventi, per cortesia. Grazie. Prego, consigliere Santosusso. Volevo ricordare al consigliere Pizza che questa maggioranza è la stessa della volta scorsa. Qua ci sono l'82% dei consiglieri comunali rieletti che stavano nella maggioranza scorsa, cara Pizza, e ce ne sono solo 3 nuovi, a Bagnale, Sant'Angelo e Bruno. Lei non è nuovo, lei sostituisce un'altra Pizza. E come, quando mai? Scusa, io ho ragione, certo che ho ragione. Lei non è nuovo, prima, perché già ha fatto il consigliere comunale. Allora basta, costituisce un'altra Pizza. Consigliere Santosusso, non c'era bisogno, perché non lo prevedeva, però il sindaco ha chiesto. Allora, non è così, io mi pare che sia così, no? Il mio intervento è giusto per precisazione. Come osservava il consigliere Pesce, si è meravigliato della brevità del lasso di tempo trascorso tra la delibera del 30 giugno e quella del oggi 4 luglio. Le voglio ricordare che questa giunta è stata nominata da sottoscritto in data 18 giugno. Questa giunta subito si è messa al lavoro per cercare di risolvere il problema, subito ha interpellato i funzionari per cercare di trovare una soluzione alternativa. La delibera del 30 giugno di giunta è stata un atto necessario, perché c'era una precedente delibera della giunta precedente in cui indirizzava l'utilizzo di quei famoso finanziamento di 500.000 euro che lei indicava per un altro utilizzo. Quindi quella delibera del 30 giugno è stato un atto di indirizzo nostro necessario affinché si potesse utilizzare per questo utilizzo specifico grazie alla legge salvamare. Il funzionario individuato per la redazione del progetto a breve mani, come dire, verbalmente era già stato incaricato prima e quindi ci ha lavorato dal 20 giugno a questo momento. Quindi volevo questa precisazione, quindi ecco spiegato la brevità dell'epoca, che poi nulla toglie che un funzionario, un tecnico possa lavorare giorno e notte anche in una giornata presentare il progetto. Grazie, 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 si passa ai voti, grazie. Ok, va bene, ok, quindi... è andata come le ho descritto, così. Volevo, però nella delibera non c'è un richiamo alla delibera precedente, quindi tra in errore, quindi avrei esaminato pure quella delibera, dato che non c'è il richiamo non sono andato a vedere, però vabbè. Certamente stiamo cercando di credo che anche al nostro e nostro interesse risolvere il problema, quindi ok, quindi anche se non previsto il sindaco ne ha chiesto il voto. E vi prego di votare chi è favorevole alla relazione del sindaco sulle linee programmatiche. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Pesce, Serra, Santosusso, Bufano, La Porta. Ok. L'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Nessun contrario, chi si astiene come prima. Perfetto. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi, nomina rappresentanti del Consiglio dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento. Relaziona il sindaco. Allora, è necessario, vista la nuova composizione della maggioranza di questo comune, e la nuova del Consiglio Comunale di questo comune, è necessario nominare dei rappresentanti di questo Consiglio in seno all'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento. Interpellata, chiedo Presidente se si possa procedere alla votazione palese, perché interpellata la sì, minoranza sì. È stato individuato un rappresentante sia nell'ambito della maggioranza, oltre al sottoscritto, è stato individuato il consigliere Mario Pesca e per quanto riguarda la minoranza è stato individuato il consigliere Raffaele Pesce.
Io quindi chiedo a consiglio di votare, chiedo a questo consiglio di votare in questo modo, grazie. Quindi vogliamo votare un attimo noi consiglieri la forma palese su entrambi i nomi in un'unica votazione. Dopo. Chi è favorevole? Ecco, anche qui penso, sì, sulla forma palese e sulla doppia, quindi unanime. L'immediata eseguibilità? No, prima si vota sui nomi. Ok, votiamo prima sui nomi, quindi votiamo per la maggioranza il consigliere Pesca e per la minoranza il consigliere Pesce. Qui votiamo. E anche qua unanime. Quindi il consiglio approva. Complimenti al consigliere Pesce e al consigliere Pesca, perché sono due ruoli fondamentali e accompagneranno il sindaco Mutali Passi in questa splendida avventura. Faccio gli auguri di buon lavoro ai neoletti. Prego, consigliere Pesca. Allora, permettetemi prima di tutto di fare gli auguri di buon lavoro al neosindaco Roberto Mutali Passi, nonché all'intera amministrazione comunale. Ritengo che abbia scelto una giunta che è il miglior risultato tra quello che è stata la partecipazione popolare, quindi le elezioni, e quelle che sono le competenze. Quindi veramente auguri a tutti quanti voi. Credo che sia anche un consiglio comunale abbastanza buono, perché teniamo, oltre che la maggioranza che è compatta nelle proprie idee, nelle proprie competenze, manca una minoranza che io conosco personalmente i componenti e credo che possano dare un apporto valido anche a quello che è il bene comune, perché io credo che sia maggioranza sia minoranza, da dove si lavora per la città di Agropoli, quindi per il bene di questa città, tutti noi possiamo fare dei passi in avanti. Caro Massimo Laporte, io credo che assolutamente, come pure Raffaele diceva, quello che saranno le proposte della minoranza per il bene comune saranno sicuramente accettate da questa maggioranza. Chiaramente ci dovrà essere quello che è un'unione tra la Giunta e il Consiglio. Questa unione sarà ancora più accentuata nel momento in cui andremo a fare le commissioni, perché è chiaro che con le commissioni ci sarà un referente anche come assessore, per cui anche noi lavoreremo direttamente a quelli che saranno i regolamenti, a quello che sarà lo sviluppo della nostra città. E quindi penso che sia questa la cosa più importante. Io voglio ringraziare a tutti voi, perché sono stato nominato rappresentante dell'Unione dei Comuni Celentani. Credo che sia una grande opportunità. L'Unione dei Comuni adesso il Presidente è una persona capace, competente, che ha dimostrato in 20 anni, forse in 30 anni di politica attiva, l'Avvocato Franco Alfieri, che sta facendo tanto bene per quanto riguarda anche la comunità di Capaccio, ma anche per l'Unione dei Comuni Celentani. Quindi noi dovremmo lavorare in maniera compatta. Naturalmente quello che saranno i risultati che porteremo avanti nell'Unione saranno quelli che saranno portati anche in questo Consiglio Comunale, perché sarà giusto che tutti noi dobbiamo essere sempre trasparenti nel far vedere quello che sono le azioni che andranno fatte. L'Unione dei Comuni è un qualcosa di eccezionale, perché se voi sapete sono 11 comuni che ne fanno parte, sono 11 comuni che fanno parte dalla costiera, quale Agropoli, Pessum e Capaccio, alla montagna, quale può essere Cicerale, Torchiara. Quindi voglio dire, è un'unione che può portare solo sviluppo della nostra comunità. E quando più comuni si mettono d'accordo, tutto può andare sempre per lo sviluppo della comunità stessa. Così come naturalmente noi potremmo fare come Unione dei Comuni una forza ancora più dirompente nei confronti dell'ospedale, quindi avere anche sull'ospedale un ottimo intervento. E quindi credo che l'Unione dei Comuni possa veramente dare quella spinta necessaria allo sviluppo della nostra città. Un'altra cosa che io voglio raccomandare a me stesso, ma raccomando pure a voi, sentiamo la gente. Perché la gente, io ieri passeggiando in modo delle persone, ci danno sempre delle idee buone. Qui dobbiamo sentire tutti, dobbiamo sganciare noi stessi da quello che è l'aula consiliare, quello che è la città, perché dobbiamo stare in mezzo alla gente, perché la gente ci dà tante, tante di quelle notizie. Quindi vi invito a tutti quanti noi di stare sempre con la gente stessa. Grazie. Prego, consigliere Pesce. Io ringrazio i consiglieri di minoranza che mi hanno proposto, ringrazio tutto il consiglio comunale che mi ha votato. Mi rendo conto che il nostro impegno anche nell'ambito dell'Unione dei Comuni sarà importante, perché io credo nella visione territoriale.
come l'ho detto già sul palco, vanno ovviamente limitate alcune impostazioni, alcune storture che molto spesso attanagliano tutti gli enti, anche quelli di secondo grado. Nessuno, tutto si può migliorare, quindi il nostro ruolo sarà quello di controllo anche in quell'ambito dell'Unione dei Comuni, ma anche di propulsione, come sarà un ruolo di propulsione in questo Consiglio Comunale. Faccio presente, è normale sulle procedure, sugli statuti, sui regolamenti che andremo a perfezionare, ci può essere uno scontro che è anche uno scontro di interpretazione giuridica, ma quando andiamo a parlare di fatti che veramente portano al miglioramento della vita cittadina, delle condizioni del paese, qua siamo tutte persone serie e per bene che vogliamo il bene di Agropoli. Ci tengo a fine consiglio precisare questo, perché è stata tra l'altro la mia condotta anche in campagna elettorale, che anche il sindaco ha apprezzato. Noi ci siamo visti, siamo stati sempre cordiali anche in campagna elettorale, pur essendo avversari, perché credo che questa debba essere la nostra visione, la nostra metodologia politica. Poi lo scontro sulla materia ci può essere, il confronto più che lo scontro, che può essere anche aspro, ma per far emergere quello che è la scelta migliore sicuramente. Quindi io tranquillamente potrò anche fornire supporto e potremo anche fornire supporto con le nostre idee, con le nostre esperienze alla Giunta, alla maggioranza consiliare, al sindaco, sempre con l'ausilio degli uffici, perché abbiamo la fortuna di avere ottimi funzionari, ottimi impiegati nel comune di Agropoli, quindi ben venga che si riescano a risolvere le questioni, a prescindere dal ruolo che ricopriamo e che sappiamo di ricoprire, perché abbiamo avuto delle attestazioni di stima importanti e siamo ovviamente in dovere con chi ci ha eletto, con dati significativi, di essere rappresentanti anche di quella parte di Agropoli, ma noi siamo prima di tutto i consiglieri comunali della città di Agropoli, non dei cittadini che ci hanno votato. Questo sicuramente è giusto a precisione, quindi a fine consiglio comunale faccio i complimenti a tutti e a noi stessi, perché Agropoli migliori anche col nostro apporto di consiglieri di minoranza. E poi nel caso di opposizione, io sono sempre definito di minoranza prima che di opposizione, poi nel corso del mandato si vedrà come posizionarci veramente, ma sulle cose non a prescindere, non sono abituato a dare delle posizioni così di chiusura. Grazie. Va bene, quindi prima di concludere il consiglio comunale mi riaggancio alle parole dei consiglieri Pesce, Pesca, La Porta, visto il grande assenteismo che c'è stato alle ultime elezioni e visto gli ultimi interventi che ci sono stati, noi consiglieri comunali dimostriamo che la politica è una cosa seria, noi siamo persone serie, come diceva Raffaele, che la politica si fa in queste sale, in queste stanze e non su un Facebook. Dimostriamo che la politica la sappiamo fare. In bocca al lupo a tutti, buon lavoro e alle ore 20 e 28 dichiaro concluso il Consiglio Comunale. Sindaco, sì, perdonatemi. Giusto 30 secondi, apprezzo tanto le parole venute dal consigliere Pesce, dal consigliere La Porta per quanto riguarda il ruolo che la minoranza ha in questo Consiglio. Come io avevo precisato prima, al momento del mio giuramento mi auspico tanto che la minoranza sia propositiva e collaborativa e non sia soltanto ostruzionistica, questo per il bene della nostra città. Auguro a tutti quanti noi un buon lavoro per il bene della nostra città e voglio ricordare a tutti voi che se riterrete, fra qualche minuto ci sposteremo in piazza Vittorio Veneto per un taglio di una fetta di torta, quindi se a voi farà piacere. Grazie. Va bene, quindi alle 20:29 dichiaro conclusa l'assise.